con 11 di KDA. Pick giustissimo. Non lo so. Non mi convince sto sito. Bandiamo prezzariolo. Sto sito di support palese, ma anche secondo me è molto support, non è molto support centrico. Cioè, i support nemici fanno più di me, perché se è vero i support nemici fanno più di me, questo ha fatto 45. Questo ha fatto 39. Questo ha fatto 71. Ha visto esorto. Questo ha fatto 55.48. 65. 56. 61. Oddio, Rammus. Minchia, che pick strano. Si può giocare Alistar. Così alto? Morgana, ma ci sfondo lo scudo. Taric o Alistar o Thresh? Sì, Taric, Alistar o Thresh. Davvero bisogno di un'intelligenza artificiale che dica se sto bravo? No, ero curioso di vedere se i miei competitor support avevano in media quando io perdevo degli score superiori. Questo fa 65, questo fa 48, questo ha fatto 71, questo è l'unico che ha fatto di più. Ashe, oh, sì, potremmo giocare Alistar. Se mi fai swappare. Credo sia Alistar. Di poco, ma credo che sia Alistar. Puoi prendere Zed se vedi Rammus. Boh. Botten soffriamo un po'. Ci Merkur questo partito. Anche se non sono un grande fan di Merkur su Alistar. Però c'hanno un sacco di crowd control. Cioè Ashe, Rammus, Gnar. Però Gnar non mi tanterà mai. C'hanno anche tantissimo danno magico. Secondo me è buono fare Merkur qui. But they will perma push. Easy to gank though. Zen e Ian. Minchia, ha fatto il Grandmaster Ian. Quasi Challenger. Bravo, cazzo. Diventato più forte. Ricordavo che era di uno, Master con difficoltà. Bravo, Ian. Sono orgoglioso di te. Nothing can hold me back. Minions have spawned. Eh.
scammato 5 gold. E Ian sullo Smurf? Ah, c'è un account più alto di questo? Minchia. Quel game di prima, ragazzi, al bacio, eh. Non andava vinto. Abbiamo proprio smurfato. In molte, molte occasioni. La cosa più grave è stato l'ingaggio mid su Kai'Sa. Un po' in tunnel visioning. Mettiamo il W, sperando di non schiattare nel momento in cui ci picchiano. Questa sarà una lane phase di lacrime e sudore. Proprio una di quelle là. Sarà una di quelle lane phase dove ci stiamo un po' male. Ci ha pure preso. Porca puttana. Credo che dovrei utilizzare OPV. Mamma mia, ragazzi. Che tragedia. Questa abilità bastarda. Impossibile abilitare un'abilità a Seraphine. Troppo forte. Però si è preso un adesso in bocca, è bastardo. Allora, killabili sono killabili. Peccato, raggiungevamo Rammus, si poteva pure vincere senza raggiungere Rammus. E ben di FF15. E si muta. Com'è vero, non lo so, un collega di lavoro che, non lo so, fai cadere il caffè. Un altro collega stupido come la merda. Io mi licenzio, ciao. Testa di merda. Comunque possiamo vincere. Anche se, cazzo, c'hanno proprio un bel team. E il mio pick praticamente non dovrebbe mai giocare. Importante sta kill, ragazzi. Max ha OPV, che è quella che credo che serve di più, ma tutto molto triste. Giocando venite, guarda, non c'ho molto da fare. Non morire, please. Questa roba è una coglione. Questa roba la counter, può sapersi, perché comunque l'andiamo a stannare. Ora, ora, mo stiamo vincendo, no? Siamo in vantaggio, quindi non sorprendiamo più. Sei proprio un deficiente di merda, ti odio. Volevo fare una combo, non so se era giusto, ma volevo fare. E tu lo odi?
Non odio lui, perlomeno odio il suo atteggiamento. Odio il suo modo di fare. Difficile per noi forsane. Anche le Swift ne sono una buona idea perché c'è un sacco di slow. Se li scombiamo non credo che muoiano. Forse possiamo zonarli dal farm. Forse un minimo la perde. Credo che l'abbia perso là. Poi sembrano più impauriti rispetto a prima. Non potevamo essere morti, detto. Ma io qui ci curiamo, una truffa. Ah, ma che lab. Ah, vuoi devare? Devare forse può. Bella. Poi lui che me le avvicina e io che le scombo, proprio bello. È più giusto, Zacco. Io muoio? Non credo proprio. Può farlo? Non ho alcuna intenzione di flippare. Devo veramente capire se farmi Mercury o se farmi altro, perché c'hanno tantissimi slow. Faccio la Swiftness. Mercury Broken sì, ma voglio avvicinarmi ai nemici. Senza Swiftness non mi avvicino mai ad Ashe, a Seraphine. Abbiamo grossi problemi di spacing. Con Swiftness potremmo leggermente risolverli. Proprio ci outrangiano troppo male. Chi l'ha Bilash? Non ho il 6. Sono abbastanza terrorizzato. C'è cioè, il 6, credo sospetti di Zed. Benvenuto King, Asa King. Mamma mia ragazzi, li abbiamo proprio inculatini. Io non c'ho il DPS credo. Ce l'avevo mi sa. Mamma mia, ha fatto bene a prendere adesso ragazzi. Ci facciamo... Il Mikael sembra molto forte qua. Ma uno si può lasciare il Mikael su essere madre di Dio. Oddio santissimo. Mi lascio il Mikael.
Non credo che muoia. Buon posizionamento. Pulito. E cazzo, vabbè. Che sfiga che c'ha spot. No. Io non gioco. Ma io sono terrorista. Ah no, Ramos era top. Però comunque non so se ha senso adesso. Facciamo. Devabile è devabile. Aspetta, ma arriva Ramos bot. Non devo fare un cut. Li deviamo. Non ci credo vengono qui. Questo qui si smuta solo per flammare, incredibile. Ah, io questo li dai, ragazzi. Mi sa che non muore. Godo. Merda, ma me senza... Potrei morire. Non male che ho preso il Swiftness, ragazzi. Non male che ho preso il Swiftness. Non devo giocare. Vabbè, io non ricollo. Ramos botta, breve. Prendere l'aggro, ho fatto bene. Ho fatto benissimo. Tutto giusto. Stiamo giocando bene a League of Legends. Report di carry. Ci piace questo assaggio. Ci sono però le due. Kennen non dovrebbe morire. Oddio, non lo so. Quanto scommettere su di lui. Ma allora questo qui non ci uccide, ma ma mi sa che muore. C'è un operatore top. Oppure che muore. Sto giocando bene, ma non basterà, credo. Forse ho preso troppo danno alla torre. Però... dai, questa cade. Il mio locket, non devo manco scammare i soldi. Giocare per quella roba là. Ma non posso, chiaramente. Allora, giochiamo per quella. Recollo, non devo manco giocare. Ho il locket, non so manco se buono. Ma ho detto mi volevo fare il Mikael. Ora incoglionito, guarda.
Logat non è manco tanto buono su game. L'ho trollato. Cioè, sì, è sempre un item, come dire, equilibrato, ma non va bene. Come giocare per lui? Ho maxato PV per la prima volta in vita mia su Aston. Semplicemente mi sembrava meglio. Io non muoio. Molto forzato. Ottimo peeling il mio. Hanno usato un sacco. Non muore. Morto. Questo pure l'assist. Giochiamo per mid. È morto pure un altro. Qui c'è da forzare. Qui dobbiamo punirli. Come quando il tuo avversario è per terra, devi ucciderlo, non devi mai avere pietà. Devi prendere la ginocchiata in faccia. È come MMA. Se lui cade per terra, devi pensare a ucciderlo. Nessun altro pensiero, neanche qualcuno non ti stoppa. LOL è un gioco violento. Qua, per questo errore, ci siamo presi due torri centrali. Cioè, questa roba è grossa. Io ripeto, mi farei il Mikael. Togliamo, facciamo. Voglio il Mikael. Potevo morire qui. Ma penso che posso regolare qua senza problemi. Questo due pink, tu non devi mai giocare. Locket, penso che sarà inutile, ragazzi. Approvo un sacco le Swiftness, sono proprio contento di averle buildate rispetto ai Mercury. Perché Rammus non usa CC su di me. Molti dei CC che hanno sono Ultimate e noi li leviamo con la nostra Ultimate. Ashe, Seraphine. Potrebbero sorprendere. Chissà quanto ucciderà l'intelligenza artificiale sto game. Ma stiamo giocando bene, ragazzi. Poi era un matchup in bot testarello, eh. Non vorrei usare la abilità finché. Chissà che ne cosa pensa. Pensa che è un coglione per forza. Pensa che è un tiltato. Deve pensare. Ah, poi dopo che abbiamo fatto un errore in botlane, poi un errore veramente, come dire, succede. E volevo andare in range Rammus, Rammus era troppo veloce, un campione che non vedi mai in solo Q. Va bene, è andata male. FF, un other shit team. Guarda il tuo team, guarda la tua botlane, guarda la mid. Il peggiore chi è? Sei tu, sei uno sfigato. Quindi magari non lo odio, ma sicuramente mi crea ribrezzo. Mi danno fastidio le persone che si comportano male. Con che campione hai fatto il challenge per la prima volta? Blitz e Janna. Se avevo tank giocavo Janna, se avevo Squishy giocavo Blitzcrank. Giocavo Fucina e Rete. Si chiama Fucina, no? L'arpione dal mare. Un po' critico quello che stiamo facendo a mio avviso. Ma non so se abbiamo il DPS.
Cioè, no, non pensavo che io l'avrei uccisa, chiaramente. Non so se avevo il supporto del team, quello che intendevo per DPS. Il supporto di Zero, di Zac. Potrebbe finire, ma Zero ha perso veramente tanta vita qui. O il Locket per l'eventuale ulti di Ash. Potrebbe colpire Zac. Mi sa che è già morta Ash. Grand game. Sfigato. La Fiocina intendevo, scusa, non la Fucina. La Fucina è la squadra di calcio della Got League. Vediamo quanto mi dà sta partita. Allora, onoriamo Zac. Anche sto game, no? 59. Ma cazzo, abbiamo smurfato. E il medic Harry 74. Ma what the fuck are we talking about? Io ho fatto una morte rispetto a lui, ok. Ma lo score è identico. Un support che va in, ci sta che muoia. È una truffa di merda. Cioè, io avrei giocato peggio di Zed? Ma perché? Ma quando mai? Ero più presente sulla mappa, ho fatto più cose. Zac lo accetto. E Zac ha fatto meno di Zeri. Ma secondo me, ragazzi, danno i punti in base a, alle kill. Oh, record, di questa season, 910.